Buongiorno amore mio. Buongiorno. Buongiorno, stai facendo merenda? Sì, guarda. Con che cosa? Con il Kinder cereali, che buono. Sì, guarda, cereali. Ci sono tutti i cerealini dentro e il riso soffiato. E quello è il mio cioccolato preferito, lo sai? Ma che giornatona è oggi? Compleanno delle mie compagne con la rimanente. Esatto, oggi all'uscita di scuola io e te andremo al compleanno del tuo compagno, mentre Vanessa andrà al compleanno del suo in un'altra location con papà, eh? E poi è da ieri che tu hai deciso di venire a casa a mangiare a pranzo, vero? E me lo dici che cosa vorresti da mangiare oggi a pranzo, che non me lo hai ancora detto? Questo ragù. Ancora il ragù vuoi? Lo devo rifare? È buonissimo, va bene, la mamma te lo fa anche oggi allora, d'accordo? Adesso aspettiamo che esce Vane e andiamo subito a scuola. Later. Ciao ragazzi, sono fuori dalla scuola di Vanessa e Anastasia perché Anastasia è da 2 giorni che vuol venire a casa a pranzo e stamattina è stata una giornata super impegnativa per me perché, allora, ho portato le bimbe a scuola, sono andata a comprare la colazione per mio marito e mio figlio, ho portato a loro quindi a casa la colazione, ho portato Daniel a scuola che oggi entrava alle 10 e sono uscita di nuovo appunto per portare Daniel e per fare degli acquisti. Come avete ben capito, oggi pomeriggio noi abbiamo 2 compleanni distinti, quindi Vanessa andrà al compleanno di un suo compagno e Anastasia ad un altro compleanno di un suo compagno, quindi ci dobbiamo dividere, Vanessa andrà col papà e io accompagnerò Anastasia. Però dovevo ancora impacchettare i regali del compagno di Vanessa perché li ho acquistati io insieme alle mamme, quindi li ho a casa tutti io e chiederò quindi ad Anastasia se avrà voglia di aiutarmi ad impacchettare questi regali. Aspettiamo che esce da scuola e glielo chiediamo insieme. Eccoci tornati in macchina con Anastasia, amore. Ciao, ben arrivata. Hai fame? Sì. E cosa ti ha fatto la mamma di buono? Il ragù. Sì, che adesso metto la pasta. Allora, Anastasia, ho detto ai nostri amici che stamattina sono andata a comprare tutti i sacchetti regalo per impaccare i regalini di Diego. Me la dai una mano? Adesso? Sì. Ho preso anche una cosina per te, per Vanessa, troppo simpatica, secondo me. La porterai a scuola. Posso vederla? Sì, adesso appena arriviamo a casa la guardiamo, ok? Andiamo a casa che prepariamo anche la pappa. Sei curiosa? Curiosona! Allora, qua dentro ci sono tutti i sacchettini e in più. Allora, queste Anastasia le avevo prese per regalarle a Chloe. Cosa ne dici? A Chloe? Sì, sì, sai che oggi è il compleanno di Diego, almeno riceve un pensierino anche sì, lei. Le fammi vedere, ti piacciono? Poi guarda cosa c'è scritto qua, tu non sei ancora capace a leggere. Ma qua c'è scritto Chloe, com'è il suo nome. Poi così Alessia lo legge. Certo, amore. Allora, mi sono dimenticata. Eccoli, amore, sono proprio questi. Guarda, ti faccio vedere. Guarda, guarda che. Guarda, aspetta, eh. Guarda che belli. Ferma. No, no, ha smesso di suonare. Ma non va più. Vediamo questo. È bellissimo. Io vado a scuola. Però aspetta, c'è qualcosa che non va. Perché il cappellino stamattina quando lo provavo si alzava. Non sono belli? Ani, non sono simpatici? Ah, vedi che adesso si muove. No, uno è tuo e uno è di Vanessa. E lì ci sono tutti i sacchetti. Questo qua l'avevo preso per Chloe. Guarda, ti piace? Sì. Suona. Glielo compriamo anche a Tommaso, ok? Sì, oggi. Sì, dopo quando porto te, torno lì, cambio il cappellino rotto e gli prendo il biglietto a Tommy. E prendi il cappellino rotto, ok? Certo. Allora, amore, hai iniziato? A fare i pacchetti, amore, non serve lo scotch, questo si chiude così. Guarda, qui cosa hai messo? Il regalino di Chloe? Sì. Ok, guarda, ti insegno una cosa. Guarda, prendi l'accetta e bisogna fare i nodini. Lui è chiuso, non usare lo scotch, non buttiamo via lo scotch per niente. Bene. Sei capace a fare il nodino? No? Ti aiuto io. Ani, ti ho messo fuori i regalini che bisogna impacchettare. Guarda, quello si mette in questo perché è quello di media grandezza. Brava, dritto così, ok. Poi qua c'è la felpa dell'Inter e la mettiamo in quello grosso. Sì, lo so, prima la felpa dell'Inter. E aiutami invece di riprendere. Come aiutami invece di riprendere? Ok, poi questo. Quello
Poveri. Ci sta? Aspetta, guarda che c'è anche questo, e c'è anche questo, io li ho presi quelli più grandi. Ecco, però quanto guardava qua, è giusti. È perfetto così? È perfetto. Va bene. Ok, e questo lo mettiamo in questo qui? Ok? E ultimi giochi. E poi abbiamo questi qua piccolini che puoi decidere di metterli o tutti e tre insieme in questo. Mettili tutti e tre insieme in quello, dai. Anche quello lo metto. Perché non c'erano dei sacchettini piccoli piccoli. Ok, perfetto. Questo serve a Vanessa e deve lei con i suoi compagni compilarlo e mettere le firme, scrivere tanti auguri Diego dai tuoi compagni e mettono le firme, ok? Grazie amore, tra poco andiamo a scuola. Andiamo a scuola. Ani, dai amore, non cominciare a nasconderti, guarda che ti vedo lo stesso. Andiamo a scuola? Sì. Ah, non eri tu, cos'era? Mi sembrava una faccia. Allora, ti porto a scuola, hai pranzato, ci vediamo alle 4:30, andiamo al compleanno, va bene? Later. Allora, Vane, tu vai al compleanno di Diego. Dai del regalo. Dai il regalo. E noi andiamo al compleanno del Tommy. Divertiti, mi raccomando, però ti dovevi mettere la sciarpa perché quando esci da quel posto sai che sei sudata. Se ti ammali, a scuola ci vai, ok? Sei vestita leggera, Vanessa, come al solito. Sei felice? Sì. Ci vediamo dopo, ok? Ciao. Divertiti. Ciao. Siamo arrivati, amorina. Sei spedita al nostro solito Burger King. Quanti panini ti mangi oggi? Due. Hai fame? Lo porto io? Ma perché? Portaglielo tu il regalo al tuo compagno. Andiamo, dai. Sino, amore. Ma che festona t'han fatto quando sei arrivata? Vuoi togliere anche la... Ah no, ok. Andà. Ciao, meglio! Dai, andate a giocare, divertitevi. Amore, come va? Stai mangiando? Adesso il toaster, toast e patatine, ma sei a posto, eh? Vero? Ani? Sei calma? Ti sei calmata, amore? Ok. Buona, amore? Questa torta la conosciamo già, no? È vero? Ed è buonissima, oltretutto. Festa finita! Sì, però abbiamo deciso. Cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso che se papà, adesso chiamiamo papà, se papà dice, perché adesso chiamiamo papà, e se dice che vuole uscire fuori a cena, chiamiamo qualcuno, così qualcuno può uscire fuori a cena con noi. Va bene. A meno siamo da soli. Ma amore, ma noi quattro siamo in quattro, non siamo soli, eh. Siamo anche una famiglia, possiamo anche stare tra di noi. E però... voi siete troppo abituati a stare in mezzo alla gente, ma va bene così, anche a me piace. Quindi adesso proviamo a chiamare papà e vediamo cosa faremo più tardi. Così parli con qualcuno, tipo, certo. Vabbè, parli con qualcuno, io dico qualcuno, però in verità li so tutti i nomi, però io dico parlo con qualcuno, così almeno tu e papà parlate con qualcuno. Sì, amore. Io, ma adesso giochiamo. Va bene, certo, una... amore, certo. Senti, tipo... però parliamo della festa di compleanno, ti sei divertita? Sì. È stata bella? Ho mangiato un panino. Hai mangiato un panino, le patatine e la torta, vero? Sì, e i... E gli anelli di cipolla? No. No. E ho mangiato marshmallow. Ah sì, marshmallow. Sì. Hai visto che bella che era la torta di marshmallow? Uh-huh. Perché oggi era anche il compleanno della mamma. Sì. E poi ho mangiato i... Come si chiamano quelli lunghi che danno sempre? Quelli lunghi a due. I nuggets? A due? Ma dove? Come tipo patatine? Tipo biscottini. Ah, il Kit Kat. Sì. È vero, il dolcetto del Burger King. Va bene, andiamo a casa e chiamiamo papà e aspettiamo che ritornano anche lui e Vanessa a casa, sì. Ok? Così usciamo con qualcuno. Sì. E dici sì. Ma amore, sei già all'opera. Sì. Ma stai già disegnando, ma sei bravissima. Facendo la maestra. Stai facendo la tua maestra. Quale delle tre? No, sto facendo la maestra. Ah, una maestra a caso? Sì. Ok, senti, ma guardiamo cosa c'è dentro questo regalino che ti ha lasciato il Tommy dopo la sua festa. Ah, sì. Io non l'ho visto. Allora, secondo te qual è la prima cosa? Che mi viene in mente? Tipo un panino.
Di. Di? Un dinosauro? No. È un gioco? Femminile? È uno molle. Molle? Senti, dai, tiralo fuori, fammelo vedere. No, dai. Ma come no, dai? Non lo tiro fuori. Dai. Dai, ma è per... Di? Disegno? No, di... Un dito? Di arendi? Sì. Dito, un dito. Ma vero? Sì. Non ci credo. Ma a te piace un sacco il dito. Fa vedere. Ma dai, ma tu hai detto grazie. Sì. Sicura? Sì. Che non ti ho sentita, ma perché ero distante. Sì. Perché ridi? No, ti sei dimenticata. No, sì, ti fa ridere quando Nicola è caduta dalla sedia. Ancora, poverino. Invece io mi sono preoccupata, pensavo si fosse fatto male. Sì, non mi ha fatto ridere. Te t'ha fatto ridere. Allora, senti, ma è molto d'accordo con questo Nicolas, vero? Sì. Ho visto. Questo libretto. Ma che carino. Ma non ci sono i disegni da colorare. Dai, ma è proprio bello. Carino. Bello. Molto bello, vediamo, sì. Aspetta, vediamo le paginette. Tanto non sono tantissime, perché è un libretto piccolino. Ci sono dei disegni da colorare. Ma sai che è proprio una bella idea? Ma posso disegnare qualcosa magari? È stata proprio una bella festa. Sì, magari qua posso disegnare qualcosa che voglio. Certo, sicuramente. Okay. Senti, allora, ascoltami. Ti do una bella notizia. Sì. Sono riuscita a trovare una coppia di amici che viene con noi fuori a cena. Sono io. Chi sono? Daniela. Bravo, brava. E Roberto. Poi ci sono? Anche i colori, wow. Allora, ho anche prenotato già il ristorante, dobbiamo solo attendere che arriva Vanessa. Ok. Vedi, sono questi. Ma anche questi. Io li chiamo. Mamma, dammi il braccio. Aia! Mi hai fatto male. Ma quanti regalini ci sono dentro questo sacchettino? Guardate anche. Spero davvero che tu gli abbia detto grazie. Sì, sì, bellissimo. Esatto. Brava, amore. E poi c'è questo braccialetto che se si rompe... Si esaudisce il desiderio. Sì. E infatti a me qua mi si è rotto. Perché ah, sì? Ce la levo uno, uh-huh. Adesso ce l'ho su. E allora ne devi mettere un altro. Devi esprimere un desiderio quando lo metti, ok? Sì, il gatto è impazzito. Va bene, dai, aspettiamo Vanessa e papà. One hour later. E là? Sei tornata anche tu? Com'è andata? Bene. Tutto bene, ti sei divertita? Scusa, ma hai le maniche corte? Tu eri con le maniche corte lì all'agorà? E quindi tu sei andata a giocare a maniche corte, poi sei tornata con questo giubbottino leggero senza sciarpa. In effetti sono andata a maniche corte e ho preso un pochino di nausea. Hai anche la voce un po' rauca. Vanessa, dobbiamo uscire, dobbiamo andare fuori a cena. Per favore, cerca di... Vane, cosa fai? Dove? Vane, dove? Dove vai? Dove va? Cosa c'è? Vane? No, 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 c'è un bagno di là. Vanessa, ma per favore, ma io ti devo sempre dire le stesse cose. Ma la sciarpa perché non l'hai messa? Fammi sentire. No, vabbè, non sei calda. Vai a sdraiarti sul divano, vai a sdraiarti sul divano, per favore. Hai visto? Ci ha rovinato la serata. Dovevamo andare fuori a cena e adesso lei non sta bene. Tutto perché non mi ascoltate mai. Ma io sì che ti ascolto. Sì, mi ascolti tu, però insomma, a volte. Adesso vado a vedere come sta, anche perché sta arrivando gente, dovevamo andare fuori a cena. Come stai? Lo sai che sta arrivando gente? Che dovevamo andare fuori a cena, che io ho prenotato in un ristorante? Vanessa, io ti giuro che se ti viene la febbre, se tu stai male, tu non andrai mai più a nessun compleanno. Dimmi la verità. Ma cosa vuol dire sonno? Vane, dove vai? Ancora, Dio mio. Non ce la posso fare. Vanessa. Vane. Oh. No, ma sì. Oh. Ma io cosa dico adesso a queste persone? Io ho prenotato un ristorante per 10 persone. Cosa faccio? Non lo so. Vabbè, senti, guarda, facciamo una cosa. Concludiamo il video qua, ok? Tu però non vai più a nessuna festa di compleanno. Va bene. Ma cosa va bene? Non va bene niente, ma va bene. Dove vai? Anastasia? Ani? Adesso tua sorella si arrabbia. Dove sei?
No, vabbè, questo si nasconde. Allora, Anastasia, purtroppo non possiamo più andare fuori a cena. Adesso chiamo Daniele e gli dico di non venire. Anzi, li faccio venire lo stesso e mi bevo un aperitivo con loro. No, non usciamo. No, non possiamo uscire, mi dispiace. Prenditela con tua sorella, ok? Perché è sempre colpa sua, non mi ascolta mai. Ti ricordi quando siamo andati alla festa che lei aveva il giubbottino e non aveva nemmeno la sciarpa? Non si rende conto che siamo a novembre, a fine novembre, quasi a dicembre. Vieni che finiamo il video perché io sono stufa. Ah, ma guarda, meno male che hai almeno la canottiera, almeno quella, non c'è niente da ridere, Vanessa, mi rovini sempre tutto. Allora, Anastasia, dai, salutiamo i nostri amici, anzi, li saluto io stasera. Sì, ragazzi, allora... Io sono arrabbiatissima, perché... No, aspetta, fammi parlare, perché io e papà... Campanella, lasciate il pollicione in su, ciao! No, ragazzi, io sono arrabbiatissima, perché noi ci impegniamo sempre per farle divertire... Vanessa! Ha pure voglia di scherzare. Noi ci impegniamo sempre per farle divertire, le portiamo sempre in giro, le portiamo alle feste, abbiamo sempre gente in casa, però io non riesco mai a essere ascoltata e a ottenere quello che voglio e stanno sempre male. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se voi obbedite o no ai vostri genitori e se il comportamento di Vanessa e Anastasia è corretto.